Attenti che sta per iniziare la partita, attenti che la promozione del Milan, c'è Tagliavento e Ruggiu è preoccupato. Partiti, la prima palla è del dottor Matri che la dà subito indietro, perde Maillot che subito appoggia per Sturaro, Juventus, vi faccio notare, Izzo e poi ancora quindi la palla in orizzontale. Quindi oltre Sturaro? Sturaro, poi abbiamo Iago Falché che è stato il nostro giocatore. Ruggiu, gol del Cesena e purtroppo del Genoa, Antonelli su calcio d'angolo. Su Milan calcio troppo d'angolo. Schiacciato nella propria metà campo, troppi calci d'angolo contro e Bonera sbaglia la marcatura di Antonelli. Adesso vi faccio vedere la lavagna che cosa aveva è successo. Aveva già rischiato prima sul precedente sì. angolo di prendere gol da Bertolacci. Sì, 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 Bertolacci tiro al primo palo e non so se è stato deviato, non abbiamo neanche visto il replay. Chirico lascia stare lui, un momento corno, non facile. Allora il calcio d'angolo per il Genoa viene battuto qui, sono tutti in area di rigore, ancora una volta Mischione e colpo di testa e qui di Antonelli. Antonelli di testa salta meglio di Bonera, la palla viene anche leggermente deviata dal corpo di Bonera e finisce a fil di palo, non prova neanche la parata, devo dire non ha nessuna responsabilità nello specifico Diego Lopez. Diego Maradona Lopez. Palla qui, saltano in tanti, arriva Antonelli, testa, Bonera quasi fermo, salta poco e male, la palla gli parte sul petto e poi finisce in gol. Ma sarà in area! Dai, dai, buttati! Ma come cazzo? Non gliel'è andata. Allora, poi mi date il pilone. Il rinvio di Perin, lunghissimo, 5 secondi, 4, pallone a centrocampo, lo rincorre Sturaro, 3-1, è finita! Il Genoa ha battuto il Milan! Il Genoa ha battuto il Milan! Va, 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 va al terzo posto! Il terzo posto, fuori casa, il Milan! Non perdeva fuori casa dal maggio di quest'anno, ultima partita dello scorso campionato a Bergamo. Importante che metterlo nel sacco. Prende il topo, quindi attenzione al Inter, il pallone ancora in mezzo, ancora traversa incredibile di Kovacic, poi palla batte, ma cosa ha sbagliato Kovacic, attenzione fuori in dentro, bellissimo, fuori gol, gioco. Gol, cioè, annullato, fuori gioco. Fuori gioco, ma non era fuori gioco. No, gol, no, gol, 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 no, non fatemi male, non capisci niente. Allora, dammi un bacio, compagno Paglietta. Incredibile. Bruno Hernandez, un bel pallonetto. È Andanovic immobile che lo vede entrare nella porta. Attenti, l'Udinese! No, 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 Terro, Terro, appena entrato. Un errore folle dell'Inter, incredibile quello che abbiamo visto. Facciamo? In bambola, e l'Inter che è tornata, un regalo, ma non abbiamo capito uno sbaglio di pensiero. Cosa è successo? Si è rosso l'area, un retropassaggio sbagliato. Troppa paura, ridateci Vigis. Allora, incredibile, 2-1 l'Onda Moretti, l'Onda.